Cari amiche e cari amici, bentornati ad una nuova puntata di Good Morning Lisbona. Quest'oggi siamo insieme a Matteo Liut, giornalista di Avvenire che da 20 anni si occupa di pastorale giovanile, segue in particolar modo la pagina Giovani di Avvenire. Da giornalista ha seguito anche 6 GMG e altre 2 da pellegrino. Matteo, innanzitutto grazie per la tua disponibilità per condividere insieme ad Avvenire di Calabria e lettori le tue opinioni, la tua esperienza sulla GMG. La prima cosa che ti voglio chiedere è perché secondo te un giovane dovrebbe partecipare a una giornata mondiale della gioventù? Ciao Don Davide, buongiorno, grazie a voi di avermi invitato. Vivere la giornata mondiale della gioventù per un giovane significa innanzitutto rendersi conto che la Chiesa è un'esperienza mondiale, globale, internazionale, un'esperienza che va al di là dei confini della propria vita quotidiana, della vita di fede che uno può vivere magari nel proprio gruppo, in parrocchia o anche in diocesi. Rendersi conto che vivere il Vangelo è possibile in diverse forme, in diverse culture, in diverse nazioni. Insomma, è una cosa che apre la prospettiva e sicuramente è un'esperienza che incontra la necessità dei giovani di conoscere, andare, spingersi oltre i limiti, oltre i confini di quella che è la propria vita ordinaria. Ecco, questa è la formula, diciamo, che rende le GMG un grande laboratorio di Chiesa per le nuove generazioni da sempre. In questo laboratorio c'è una reazione, tra virgolette, chimica particolarmente importante, che è quella che avviene durante i gemellaggi. So che tu li hai seguiti sempre in tutte le GMG che hai seguito da giornalista. Perché secondo te i gemellaggi sono così importanti all'interno dell'esperienza della GMG? Sì, ho seguito da giornalista gemellaggi proprio su mia volontà, perché avendole vissute in prima persona da pellegrino, prima a Parigi da accolto e poi durante la GMG del 2000 accogliendo in casa i pellegrini dall'estero, avevo in casa con i miei un paio di giovani polacchi, mi sono reso conto che la parte del gemellaggio, che oggi si chiama i giorni nelle diocesi, è la parte più ricca da un punto di vista umano e delle relazioni. Sono i giorni durante i quali i gruppi intessono prima di tutto fra di loro delle relazioni e delle amicizie nuove e poi conoscono direttamente il paese che li ospita, conoscono anche degli angoli magari non così noti, non così turistici, perché vengono ospitati su tutto il territorio nazionale del paese che ospita la GMG e sono giorni veramente speciali perché fanno incontrare le comunità locali che in quelle occasioni lì si attivano. Io ho assistito a tutti i gemellaggi dove sono potuto andare da giornalista a seguire questa esperienza, ho assistito a un'attivazione, un impegno incredibile da parte di tutte le comunità che decidono di accogliere e si aprono all'arrivo dei giovani da tutto il mondo. E questa è la parte secondo me più preziosa. Poi arrivare all'evento centrale, come qui a Lisbona, nella grande città, assieme a centinaia di migliaia di altri giovani, si viene catapultati in questo flusso continuo di esperienze che però fondamentalmente, e di scambio anche con altri giovani, ma sono scambi molto più veloci. È un'esperienza molto più intensa, molto più impegnativa anche da un punto di vista della logistica e serve un po' come sigillo, secondo me, di un'esperienza però fatta anche precedentemente, nei giorni prima, proprio con i gemellaggi. Durante questa esperienza della GMG di Lisbona, quali gemellaggi hai avuto modo di seguire? Che tipo di esperienze hai avuto modo di raccontare? Nei giorni scorsi sono stato a Porto, dove ho incrociato e ho seguito un po', sono andato a trovarli per un giorno, uno dei gruppi dei pellegrini piemontesi, e li ho ritrovati su una spiaggia fluviale, sulla serra, cioè in mezzo ai monti, dove la comunità locale li aveva portati per fare un bagno, stare insieme e fargli fare delle attività con dei giochi locali, giochi tradizionali fatti con dei pezzi di legno, una cosa così, e i ragazzi erano entusiasti, veramente, cioè lì i preti che li accompagnavano mi hanno detto: ma guarda, cioè, hanno 3 giorni di viaggio, 2 giorni di viaggio con la tappa anche a Lourdes, che a Lourdes la tappa sotto la pioggia, e hanno voglia di mettersi in gioco e di stare insieme agli altri in maniera incredibile. E poi sono andato a Coimbra, dove ho vissuto anche il momento finale. Lì c'era il gruppo dei pellegrini pugliesi, una parte sempre dei pellegrini pugliesi era a Bari, Barletta Bisceglie insieme come gruppo, e lì ho assistito alla messa finale con la parrocchia che li accoglieva,
E anche lì devo dire è stato un momento molto emozionante, perché il parroco gli ha dato un mandato molto bello, molto forte, e gli ha detto: siate i cercatori di Dio, andate a Lisbona, incontratevi con altri cercatori di Dio. E poi molto in semplicità hanno condiviso il pranzo proprio con le famiglie e la comunità locale, e poi il pomeriggio hanno fatto una festa. E insomma, quella è la formula che funziona in questo caso nei gemellaggi, ed è l'esperienza finale con la comunità locale, perché poi ci sono anche esperienze con le famiglie, cioè le famiglie che ospitano si fanno carico per un giorno dei pellegrini e li portano in giro sul territorio, insomma, a conoscere il territorio. Abbiamo capito, insomma, che i gemellaggi sono un'occasione per costruire delle relazioni, ma anche questa edificazione, no, di rapporti va preparata bene. Secondo te quali sono gli ingredienti giusti? Qual è il segreto per pianificare un buon gemellaggio che precede i giorni della GMG? Lì solitamente il percorso di preparazione è molto lungo, perché parte nei mesi precedenti, perché quella è una parte separata rispetto poi al grande evento nella città, per cui i responsabili dei gruppi, dei nostri gruppi in partenza, prendono contatto molto prima con le realtà locali che andranno ad ospitare i giovani e ci lavorano alle volte a distanza, alle volte anche facendo dei viaggi di preparazione, andando lì, confrontandosi, capendo che disponibilità c'è, qual è il programma che verrà sviluppato, e quindi preparandosi a questa esperienza molto prima. Ecco, quella è il segreto per farlo funzionare. Dopodiché, ovviamente, ecco, il Portogallo è piccolo, per cui le diocesi sono 21, mi pare, in tutto. E quindi sì, in questo caso molti si sono un attimo spaventati, tra virgolette, ma in realtà là dove sono state fatte le cose hanno funzionato benissimo. E tutte le diocesi portoghesi, compreso mi pare quelle che stanno alla Funchal, che nelle Azzorre, hanno avuto dei pellegrini presenti, e dappertutto, insomma, il programma ha funzionato benissimo. Bene, mi sembra, insomma, che è tutto pronto allora per iniziare questa GMG. I gemellaggi sono conclusi, anche quello della delegazione calabrese, che oggi è arrivata qui a Lisbona da Bilbao dopo aver fatto ieri tappa a Loyola. Grazie Matteo per aver condiviso questa tua esperienza sui gemellaggi, un aspetto della GMG che merita sempre un racconto e soprattutto un approfondimento. Fra poco alle 19 inizierà la GMG con la messa presieduta dal patriarca di Lisbona, il patriarca Clemente. Potrete seguire la diretta su TV2000. Da domani sul sito di Avvenire sono disponibili podcast confezionati dalla redazione di Avvenire, soprattutto dai giornalisti che sono qui a Lisbona, quindi da Ilaria Solaini soprattutto, dei podcast che ci accompagneranno in questi giorni con diversi contenuti, diversi temi. Vi invitiamo quindi a iscrivervi sul sito di Avvenire gratuitamente e ascoltarli. Grazie ancora e al prossimo appuntamento, alla puntata di domani di Good Morning Lisbona.